Bene, allora triplice fischio finale, tutti d'accordo, sconfitta meritata per quello che abbiamo fatto in campo, Raffaele. Sì, è la quarta sconfitta su 5 partite, diciamo che l'innesto del nuovo tecnico Solaniello non ha portato giovamenti a questa squadra. Lui l'ha presa nella trasferta di Santa Maria contro il Gladiator, dove lì prendemmo 4 palloni, poi abbiamo pareggiato a stento in casa con il San Nicola della Strada, poi abbiamo avuto altre due sconfitte, prima a Torre dei Cusi e poi in Stato di Procida, e poi è arrivata questa di oggi, un netto 2-0 che anche se il Savoia non ha mostrato chissà che brillantezza, però due guizzi vincenti in area hanno determinato questa nuova sconfitta. Il tecnico ha tentato in questo mese di guida di dare un volto diverso alla squadra rispetto a come la schierava Mister Carnevale, evidentemente non ci è riuscito, possiamo benissimo dire che ad ora è un fallimento totale la gestione Sorianiello, non è riuscita ad esaltare le qualità tecniche almeno di alcuni elementi che abbiamo in squadra, che possono dare molto di più di quelle che abbiamo visto oggi. Anche a mio modesto parere, oggi la squadra in attacco era schierata con poca oculatezza, avevamo 3 esterni puri e quindi non avevamo una punta di ruolo che poteva almeno essere da terminale con i 2 esterni che buttavano qualche pallone in mezzo. Anche il centrocampo, insomma, ha lottato molto su ogni pallone, mi è piaciuto il primo tempo di Dan, però insomma manca qualità, manca convinzione. Oggi c'è stata una buona determinazione, ma potevamo fare veramente qualcosa in più. Abbiamo visto un Savoia sottotono delle 4 sorelle che abbiamo incontrato, forse la squadra che meno ci ha impressionato rispetto a Gladiator, Carano e San Nicola. Quindi ritornando alle cose di casa nostra, ne dobbiamo fare di strada prima di raggiungere una salvezza che ad oggi, dal mio punto di vista, la vedo abbastanza dura. Bene Enzo, cosa ci dobbiamo aspettare allora nelle prossime settimane? Cosa può succedere per invertire la marcia? Guarda, cosa ci dobbiamo aspettare? In queste condizioni possiamo aspettarci di tutto e secondo me dovremmo anche prepararci al peggio. Nel senso che, a prescindere dal risultato di oggi, non era questa la partita dove noi potevamo fare punti, anche se, come diceva Raffaele, una partita non brillante del Savoia, avremmo potuto giocarci fino alla fine, però purtroppo non ci siamo riusciti. Ma dicevo, non è tanto il discorso dei 3 punti persi, il discorso è che questa squadra ha dimostrato ancora una volta di avere degli enormi limiti, sia tattici sia di organico. Sui limiti tattici si ci può sempre lavorare, anche se ad un mese dalla nuova gestione io penso che se il mister avesse intuito che qualche cosa non andava avrebbe avuto tutto il tempo, insomma, per cercare di tamponarlo. Ad oggi invece troviamo, come osservava Raffaele, dei giocatori fuori ruolo, poca oculatezza nella scelta praticamente dei moduli, insomma qualche cosa tatticamente non va. E poi ci sono gli evidenti limiti di organico. Se all'inizio dell'anno si parlava di vincere il campionato, di playoff, di una squadra da vertice della classifica, ad oggi ci troviamo con una squadra che, se non riuscirà ad invertire la rotta nelle prossime settimane, allora si troverà in grossa difficoltà anche per salvarsi. Quindi sarà necessario in queste settimane, io non so se ci sono degli svincolati in grado di venire a darci una mano, è molto più probabile che qualche cosa di buono, se la società veramente è intenzionata a fare qualcosa di buono, potrà farlo con la riapertura del mercato invernale, e fino ad allora dovremmo cercare di riparare i danni, insomma dovremmo cercare di raccogliere il massimo possibile con questo materiale umano a disposizione per evitare di farci trovare poi a 12-13 punti al mese di gennaio. Allora sì che dovremmo soffrire le famose 7 camicie, sudare le famose 7 camicie per cercare di riconquistare terreno. Ripeto, è difficile in questo momento, stiamo perdendo troppo terreno rispetto alle concorrenti, non per la vittoria finale ma per la salvezza. Quindi ci siamo fatti superare da squadre come il Torre Cuso, che dovevano stare, a rigor di logica e secondo quelli che erano i pronostici di inizio campionato, sotto di noi, e invece ci ritroviamo praticamente sopra o comunque lì insomma sulle nostre stesse posizioni. Quindi ripeto, sarà necessario lavorare tatticamente, e anche in questo caso la presidenza, la società dovrà spronare anche l'allenatore. Bisogna capire che cosa vuole fare, come lo vuole fare, che cosa può dare a questa squadra, e poi anche eventualmente cercare di correre ai ripari dal punto di vista dell'organico, perché così com'è noi non possiamo permetterci di andare avanti.
Raffaele, invece ritorniamo al nostro portale, che è proprio la voce del tifoso. È inevitabile che adesso si scateneranno tutti sul portale e per sottolineare questa gestione fallimentare, come anticipavi tu, sia del mister ma soprattutto della dirigenza, della proprietà, del presidente, che all'inizio di campionato aveva promesso altre cose. Sì, anche se bisogna comunque sottolineare che negli ultimi 10-15 giorni il Presidente sta cercando di arginare un po' alcune lacune che in società si erano evidenziate. Insomma, c'è il nuovo sito internet, c'è un addetto stampa che cura in modo impeccabile i rapporti con un po' tutta quanta la stampa. Oggi c'era una giornata giallo-verde, insomma, si sono presentati pochissimi tifosi nell'impianto qui a Marcianise. Insomma, il Presidente sta cercando di raggirare, sta cercando di mettere un po' di entusiasmo attorno a questa compagine, però come tu saprai i risultati sono quelli che determinano un po' la vicinanza o meno dei tifosi ad una squadra, a prescindere insomma da ciò che veramente si vuole fare. Il Presidente, come diceva Enzo prima, deve adesso analizzare con molta calma e con obiettività insomma tutta la situazione tecnica della rosa che ha allestito insieme al DS Ciontoli, perché comunque è lui che ha allestito la squadra, è lui che ha sempre detto ha rispettato il budget e quindi ha allestito un team che avrebbe dovuto permettere a Marcianise, che comunque è ancora in condizione di poter dire la sua in un torneo che non siamo a, ci saranno ancora tante partite da disputare, però insomma bisogna veramente essere oculati adesso nelle scelte, perché abbiamo solo un'altra chance, cioè nel mercato di dicembre. Lì o si prendono giocatori che possono veramente dare una mano a questa squadra, oppure finiremo male, quindi insomma tutti gli sforzi che Danna sta facendo verrebbero vanificati con una retrocessione che non merita né il Presidente per la passione che ci sta mettendo e né la città. Ripeto, insomma, chi sta attorno a questa squadra, parliamo dei tecnici, quindi il direttore sportivo Ciontoli e lo stesso Sorianiello, devono veramente fare un esame di coscienza di ciò che hanno a disposizione e cercare di traghettare questa squadra quanto prima a una salvezza, ad una salvezza, e poi programmare seriamente l'anno che verrà con un team che possa accattivarsi le simpatie un po' di tutta la città, come è successo per il passato. Bene, allora sottolineiamo ancora che oggi la partita è terminata sul 2-0 da parte del Savoia, non tanto per quello che ha fatto il Savoia ma per quello che non abbiamo fatto noi in campo. Diamo appuntamento a tutti i nostri amici sul portale. In questa settimana probabilmente capiteranno tante di quelle cose. Noi cercheremo sempre di essere vigili, di vedere effettivamente quali saranno poi le strategie che prenderà il Presidente. Un ringraziamento ad Enzo Restivo, nostro carissimo amico e del mattino. Chiudiamo qui, l'ultima parola a Raffaele. Sì, oltre a dare l'appuntamento a tutti i nostri amici con la sintesi della partita e con tutto il resto, vogliamo sottolineare noi del portale Stirpe che siamo il portale dei tifosi gialloverdi. La nostra nascita, il nostro essere presenti sul web è determinato dal fatto di essere una voce libera, una voce che dice le cose come stanno nel rispetto delle regole. Noi non abbiamo alleati, non abbiamo nemici, noi amiamo la casacca gialloverde e vorremmo sempre vedere la nostra squadra vincere, quindi lasciamo ad altri i compiti di smussare tutti gli angoli possibili e immaginabili. Noi facciamo solo il nostro piccolo lavoro e coltiviamo la nostra piccola passione e vorremmo sempre vedere il Marcianise primeggiare. Quindi un saluto a tutti e alla prossima. Nulla da fare, il progresso del Marcianise non esce dalla crisi di risultati e si arrende 2-0 in casa al Savoia. Non è bastata una generosa prova per fermare la capolista, abile ad approfittare delle pecche avversarie e colpire con il sempreverde Montaperto. Sorianiello lascia Fusco in panchina e lancia di sorbo nel tridente con Rosi e De Lucia. Dall'altra parte Vitter conta sulle esperienze di ottobre, Ianiello, Guarro e appunto Montaperto. Grande attesa per i gialloverdi alla disperata ricerca di un risultato positivo, trasferta vietata ai tifosi ospiti e si gioca in un clima surreale. Arbitra Saggesi di Rovereto. Dopo 7 minuti bianconeri pericolosissimi con un cross dalla sinistra di Di Capua, Catalano tutto solo sbaglia un gol già fatto. Risposta locale al 13° con una bella iniziativa di Grillo che prova con un sinistro a giro, pallone alto. L'incontro resta equilibrato e piacevole. Dall'altra parte punizione di Guarro al 17° con sfera alta un paio di metri.
I savoiardi hanno in mano il pallino del gioco, anche se Ciontoli non corre pericoli. Per rivedere una conclusione in porta bisogna attendere il 42esimo, quando De Lucia prova con un bolide che termina la sua corsa in curva. Uno di recupero e poi tutti a rifiatare. Nella ripresa il copione è lo stesso, Torresi ad attaccare e padroni di casa pronti a sfruttare le ripartenze. Al 14 ottobre raccoglie un pallone vacante al limite e di prima intenzione calcia in porta, mira da dimenticare. È la prova generale per il vantaggio che arriva a 4 giri di lancette più tardi. Lo firma Monta Aperto raccogliendo un suggerimento di Iagnello e a tu per tu supera Ciontoli. Il Progredur accusa il colpo e per poco ottobre non raddoppia quando sui sviluppi di un corner si coordina ma trova la risposta del portiere. Il Marcenise non trova la forza per reagire, incassa il 2-0 ancora da Montaperto che, pescato dalle retrovie, entra in area e raddoppia. 3 di recupero e tutti a casa. Mister, un'ora di buon Marcenise e poi quel gol vi ha spezzato le gambe. Sì, è l'ingenuità, noi siamo una squadra giovane, molto giovane, e le ingenuità costano e pagano la partita. Alla fine perdi 2-0 e mi sembra una vittoria schiacciante, ma io credo che la squadra sia stata, ahimè, ancora in gara fino alla fine. Anche sull'1-0 ha tentato di reagire, poi il secondo gol, insomma, si è sbilanciato e ci ha tagliato le gambe. Però, ripeto, insomma, effettivamente dobbiamo alzare la testa, continuare, riconoscere i nostri limiti, i nostri errori, gli errori, la bravura degli avversari e anche l'arbitro oggi, come abbiamo sbagliato noi, anche lui ha commesso qualche errore, però non cerchiamo alibi, io cerco di fare l'analisi dei nostri errori. Ecco, Marcianise che le ha provate tutte, come diceva lei, arbitro già a parte, una squadra che comunque è viva. È viva e c'è bisogno di un risultato per darci la consapevolezza, perché oggi fai, vive, una squadra vive e perdi, è chiaro che viene anche quello che chiedono ai ragazzi, non demoralizzarsi, di continuare su questa strada, prima o poi il risultato viene. Capisco, prima o poi la classifica può essere, diciamo, avvilente, però il campionato è molto 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 lungo, insomma. Avete incontrato il Gladiator, il San Nicola, altre squadre pretendenti alla lotta per il titolo, il Savoia è la più forte? Ma io cerco di guardare in basso, insomma, certi giudizi lasciamolo agli altri, visto che non ci appartiene l'alta classifica, per cui guardiamo le squadre alla nostra portata.